torniamo in italiano. Thank you, Gabriel. Ciao. E andiamo a vedere che cosa succede qua alla partita tra Marco Del Pivo e appunto il suo avversario. Qua si è appena beccato una griff, come si dice, scammata, e che dire, adesso vediamo che cosa si inventa con solo Lorien Revild, Marco Del Pivo. Bello comunque che ci hanno fatto vedere comunque tutte le partite, questo è bello, cioè nel senso non è che ci fanno vedere tipo l'ultimo turno, l'ultimo game, così non sappiamo come è andata, no, ci fanno vedere tutte le partite, questa è una cosa secondo me meravigliosa. Brava regia. Marco pesca un Crashing Footfalls che non aveva prima, questa è una cosa anche buona perché comunque insomma è interessante per lui avere board, anche se bisogna vedere se arriverà al momento clou con quella board. Intanto invece la sua avversario americano non pesca terra, griff, per chi non la conoscesse è una incarnation, un'evocazione, una un elementale 4 mana per una 3-2 con minacciare che guarda la mano e scarta una carta senza farsi danni, quindi fa un Tossiz più forte, ma si può evocare esiliando una carta nera dalla mano. È quello che è successo al primo turno, che insieme a Undying Evil, o non riesco a vedere se è Undying Malice, una delle due, poi la carta è stata rianimata, diciamo, dal cimitero. Non è proprio un rianimare, ma una cosa, diciamo, se in quel turno muore poi torna, è un trick da limited che viene usato in costruito. Era meglio Nassif di me? Probabilmente sì, ma io sono più simpatico e forse sono anche più bello. Allora, eccoci qua. Quando inizia Modern? Jake abbiamo visto giocare ieri contro Sean e la Winnenin. Era BR contro Creativity. Lui, sì, BR contro Creativity abbiamo visto, no, ma Jake non abbiamo visto solo un game, in verità. Sì. No? Quindi Jake, sì, sono un game. Ci hanno fatto vedere un game con cui lui si qualificava della Winnenin e basta. Già, allora, quando andato a prendere la pizza Valdostana, no, ho preso la spremuta d'arancia, che fa bene, vitamina C importante oggi, veramente importante. Intanto casca il nostro pivo. Quindi arrivano in verità tanti Rhinos, purtroppo arrivano quando c'è Doubt in campo. Come abbiamo detto, questo matchup è molto polarizzato, cioè Marco Del Pivo ha un vantaggio sulla carta perché è molto meglio giocare Rhinos, che ha un top deck con i cascanti che è molto forte, ma Doughty cambia veramente moltissimo. Come diceva Mango il matchup ieri, 60-40 pre-side, post-side è peggio per Rhino, cioè la percentuale si abbassa un po'. Però ripeto, anche pre-side, quando c'è il buon Doughty, Doughty chiaramente adesso rifarà i Rhinos di Marco Del Pivo, e quindi Doughty è muy caliente. Muy caliente. Come questi qua dietro che stanno urlando. E noi vai a dire ad Hoffman, Nassif, ora di qualcosa. Questi, no, non gli dirò niente. Questi ci fanno chiudere baracche e burattini. Comunque, eccoci qua. Jacopo è della Roma. No. E intanto Doughty ha sotto dei Rhinos, quindi in realtà qui possono succedere delle cose. Jake pensa cosa fare. Beh, sì, Doughty chiaramente rifarà quei Rhinos. Può farlo anche instant Doughty, vero? Non è come Stone Brain, quindi può farli quando gli pare, onestamente. Qui si ha avesse pescato un'altra Undying Malice, lui ha fiori in mano, non so se il pitch rosso sarebbe stato un disastro per Marco Del Pivo, onestamente, però non l'ha pescato, quindi andiamo avanti. Vediamo un poco. Attacca un griffo, triplo blocco, perde un Rhinos. Ora probabilmente farai due Rhinos. Sì, deve fare Sorcery, è vero? Sì, arriva. Forse prima deve fare Tossiz. Scusami, perché lì deve fare Sorcery? Perché poi deve rispettare la
la velocità della spell che c'è sotto d'Audi. C'è qualche judge in chat? Non mi se no lo prendo un judge, eh? Sì, deve fare le sorze per forza, secondo me. Però, vabbè, sono abbastanza certo, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Esatto, se no potevi fare tipo... Dipende come è scritta la carta, no, adesso no, la è leggo. 100% così. You may play this turn. Se no potevi iniziare a fare a fine turno, faccio fetch. Sì, sì, Daudi, no. A fare... No, è così, devi... Ma perché per come è scritta la carta, perché ce ne sono alcuni che chiaramente sono scritte... Qua c'è un arciere, il terrorista, due mana terrorista che spara e fa un token, ma adesso il buon Pivo Ulivo su Twitter e appoggerà... dei rinoceronti il turno dopo. Ce ne sono altri due che arrivano. Arrivano un branco di rinoceronti. Rinoceronte, ricordiamo, animale in via di estinzione, uno degli animali più belli del pianeta. Beh, un bellissimo animale. Sì. Sosteniamo la lotta al bracconaggio. Questo senza dubbio. Sempre spero comunque... che siamo tutti d'accordo su questa cosa. Stavo dicendo una castroneria, che stavo dicendo che uno degli animali più pericolosi per l'uomo del mondo è l'ippopotamo. Esatto, ci ho pensato, in verità è l'ippopotamo. Non confondermi i generi, che lo sai io. Ci tengo. Sei esperto di questo. Senza... Two seeds, fare nice. Fare nice che tappa. Tappa e pesca. Tappa pesca. Il che vuol dire che Orkish Bowmaster ovviamente triggera. Domanda 9. Mi è piaciuto tantissimo questo fare nice. Prima di two seeds, tra l'altro. E vabbè, scarta Crashing Footfalls, certo, non bene. I rino non vanno pescati, questo è no, poco assicuro. I rhinos vanno cascati. Pescare negativo. Vediamo. Vediamo un poco. Attacco, giusto, trade, domanda a 6. E poi Marco si troverà a dover risolvere, comunque risolverà un rhino. Ora, e considerando la board, in realtà Jake ha vari top deck. Tipo? Un removal. E che ci fa? Perché adesso non può attaccare Marco, perché è abbastanza basso di vita. Ma manco lui. E invece secondo me può attaccare lui. Cioè tu attacchi qua con i due rhino? Lui può attaccare lui, sì. E poi ci sono... c'è... vabbè, non lo so adesso. Ora, se pesca terra, attacca sicuro. Te lo dico, se pesca terra, attacca. Perché se disgraziatamente pesca terra, poi può fare griffo che c'ha Menace, certo, e vai a vincere, certo. Se invece Pivo attacca con un pezzo e pesca removal Jake, caspita, quello vince. Quello è grave, sì. No, Marco non deve attaccare qua. Non deve attaccare. Marco deve star dietro adesso questo turno, poi turno dopo può decidere. Invece no, sembra che voglia attaccare col suo rhino. E comunque removal, se Jake top deck removal, Marco non può mai doppio bloccare. Deve fare un pezzo. Tanto Marco Camilluzzi ci dice che è qualificato ai Worlds, bellissimo, quindi lo vedremo a Vegas. E questo succede appunto, come ho parlato con Nassif, per i punti che ha fatto negli ultimi Pro Tour, che è stato molto bravo negli ultimi due Pro Tour. Si è affacciato, ha mandato bacetto e se n'è andato. Ora più sta... di 10 vittorie. Questo Pro Tour è arrivato... 22esimo. Quindi... 22esimo, bene, abbiamo... buon Marco. Parecchi italiani ai Worlds, perché ce ne sono. C'è Terlizzi c'è che è anche Marco. Andato molto bene ai Pro Tour. C'è Marco Camilluzzi. Beh, adesso comunque anche Peach di Fury finisce la partita. Peach di Fury è proprio win, perché sono 4-1-5. Sì. Comunque l'attacco. Sì, qua. Quindi si è provinquato di nuovo vicino a noi un giocatore. Un giocatore dei Worlds. Sì, ufficialmente qualificato. Qualificato ai Worlds. Che sformato sono? Standard? Standard. Va bene. Quanto sei soddisfatto? Beh, contento, sì. Carica, contento tanto. Dai, bellissimo. E poi sono... Ma scusa, ma tuo figlio nasce dopo il mondiale? La settimana dopo. Sta proprio precisissimo. Quindi in Francia non si vedemo sicuro. In Francia è possibile. Molto bene. Qua c'è anche un judge italiano, Navisse. Si affacciano...
Cioè, faccio vari personaggi, comunque qui c'è un attacco, forse l'attacco che conclude questa partita. No, ho capito, ma perché non blocca tutte e due se non muore? Forse c'ha removal. Potrebbe avere Odawara? Breisenbauer, la gioca? Sì, la gioca. Mi sa che lui non gioca Breisenbauer. No, la lista di pivot, se non sbaglio, non gioca Breisenbauer. E non gioca nemmeno i commandier di side. No, gioca uno. Gioca uno. Vediamo un po'. Vediamo se è vero quello che vi abbiamo detto. Ah, uno, gioca uno. Ho studiato. No, nessuna Breisenbauer. Ma un commandiere. Ma neanche una Breisenbauer. No, loro giocano. Loro hanno preferito. Cioè, la giocano una versione diversa, leggermente diversa. Che hanno preferito Crispari Command. Altre carte, secondo me, a me Breisenbauer mi ha fatto sempre impazzire perché è una carta a tempo. Ma invece Frame Vanor? Ah, infatti hai visto, non aveva dichiarato i blocchi ufficiali. Ah, ok. Frame Vanor, che ne pensi? Ha fatto La Frame Vanor, quella che fa. Alcuni la giocano. Fammi vedere. La situazione è. Ah, Zero che ha in mano. È morto. Ci avevi detto che Game 1 l'aveva vinto. Vabbè, abbiamo sbagliato di sicuro. Quindi mi hanno suggerito pure male? Piacevole. Ma no, ma. È morto, da 4, quello non blocca. No. Cioè, attaccato se su. Ma no, hanno sbagliato, era 6. Non si capiva, ragazzi. Casca qua, gran top deck da parte di Pivo. Beh, Pivo ha fatto un bel top deck, assolutamente, con questo ulteriore cascante che però, ripeto, si... Farà scupa con... Sì, un'altra volta, è successo pure prima, identico, Dauti prima del cascante. Vuole qualcosa? No, hanno invertito le vite perché Jake a 1 e Marco a 4. Hanno invertito le vite, sono sbagliate. Da regia. Ah, ok. Attacco. Blocco e va a vincere. E va a vincere così. Va a vincere così perché rientra Bowmaster e gli spara l'ultimo danno. Gli fa 4 danni. Scusa, non era morto solo dell'attacco di ombra? No, perché è Marco a 4, Jake a 1. Ah, ok, hanno invertito. Hanno invertito. Hai capito, non avevo capito niente, però effettivamente ma regia. Pescato Chalice. Adesso Malice ha pescato per vincere. Sì, ha pescato per vincere perché se non pescava Malice non vinceva. Non ci ha capito niente la regia, probabilmente ha iniziato a fare dei cambi di punti vita strani perché hanno sbagliato semplicemente. Forse la regia qualcosa ha fatto dei danni. Quindi vince Game 1 dove in verità purtroppo era favorito Marco Del Pivo. Speriamo che questo Game 2 vada diversamente. Terra scarto e gli trova Violent Outburst. Allora, questo è uno dei pochi matchup dove Crashing Footfalls è molto forte turno 1. Vero? Perché? Sì, molto forte perché anche se arriva un pochettino in ritardo comunque è un problema per lui scartare. Cioè è un problema per lui al turno 5 arrivano 4-2-4-4 perché altri mazzi lo possono ignorare tra Teferino e altri counter. Tu sai che con loro quella spell si risolve, non te la possono scartare e arrivano. Ci sta, quindi insomma. Adesso vediamo. Certo. Dauti. Certo, Dauti lo fa sempre però, Dauti negativo per Pivo, positivo per Jake. Sul cast ovviamente feccia. E Cigra Dorian. Sto Dauti, ripeto, G1, quello che ho capito, tu sei un giocatore di Amorinos, quindi lo saprai molto bene, proprio dipende da Dauti, cioè Dauti è la carta che dà più fastidio. Dauti no? È la carta, una delle carte che aiuta tanto su matchup, però effettivamente tu sei proprio tanto preparato questa partita. Cioè, lo so. Proprio tanto preparato. Però so due volte che Dauti. Cioè Rhino ha fatto i compiti a casa, per questa, cioè comunque ha 4 Farais e 4 Gone. Lui non ha le borrower che aiutano pure, che sono altre due cose, perché tu prima di scombare gli bouncer la fatina, con la fatina, però insomma lui ha pure Prismari Command, oh, ragazzi. Dauti lo vuole ammazzare, di base ha tanti modi per ucciderlo, comunque sì, sono in differita, questi sono dei replay, ma sono alla top 4 adesso, tornato, sono devono ancora iniziare. Devono ancora iniziare la top 4, sì. Da una parte ci sarà Tron contro Tron, eccolo, dall'altra Amulet Titan aspetta il vincitore di questa partita. Ora finalmente Dauti muore e quindi... Ah, che poi Amulet Titan credo che sia buono per tutti e due, sia perché per me è ok Amulet Titan. Sì. Ah sì? Tu sei contento di giocare contro Amulet Titan? Se on the play non vince tanto. Mazza, non pensavo. Sì.
Quello fatto i titani rapidi. Però tu giochi quattro sabbiati, I quattro sabbiati si accollano, sì. Cosa, vabbè, noi c'eravamo pure le borrower che ti danno tempo. Guarda, invece, Amulet contro Scam è ovviamente favorito Scam. Però il giocatore di Amulet, in questo ordine lo sto vedendo prima, sta 4-0 contro Scam. Mentalità? 4-0. Perché lui comunque è un fenomeno, Lui è quello che ha scritto la guida da 30.000 caratteri. 20 pagine per... Tra l'altro open source, la potete trovare, È il re di Amulet. Oltretutto, ma quanto c'è da scrivere un libro su Amulet? Ma quanto te va? Tu lo faresti mai, ma? No? Io su Urza lo farei. Lo so, tu stavo per dire la stessa cosa. Stavo per dire la stessa cosa e tu su Urza lo faresti. E anzi, mo lo faccio, capito? Il decalogo. Comunque, sapete cosa mi ha detto Marco Camilluzzi? Giocatore importante, ma anche amico importante, che il signor Alessandro Portaro si è giocato i Secret Lair che ci sono qua, che si vincono un sacco di soldi, dei Ragavan, non vi dico neanche, con Urza, e ha fatto top 32 e sta giocando top 16. Perché ha vinto ancora, sì. Hai capito? Con Urza. Ecco. Perché a noi ci piace Urza. Esatto, tu lo dovresti giocare, che tu lo faresti volare quel mazzo. Basta, finito. Molto bene. Un altro Daudi, ma so, come le caramelle. I Daudi vanno in giro accompagnati. No, ho mai visto un Daudi da solo, sono come le Baby Gang. Però questo Murktide se la può portare a casa, giusto? Ah, però siamo pre-side, quindi i Terminate ci sono ancora. Anche post-side ci sono, ok. I Daudi formano un cartello messicano, sì, sono pure incappucciati. Sai pure dire. Perché adesso la sua mano in realtà è moricchia da quel capocciolo. Cioè Murktide qua domina, che si può inventare? Una cosa. Terminate da cima del mazzo. Pure Fiori. Pure Fiori. Il buon umore. 5-5. Però ti ammazzo Rhino, si fa sa favola, se non muore dopo Fiori la rianimo, ti ammazzo un altro quello e ti entro dentro quel 46. Dico. Allora, ma quello è un Croxa? Ha già fatto scarto Del Croxa scomodo. Croxa ha della mentalità. Croxa è un mostro senza senso, un 6-6. Ma 6 è tanto. Sì, ho capito, adesso Croxa, carta di Theros Beyond Death, i nuovi titani che vengono dall'Ade, entrano nel campo di battaglia come Uro, che è bannato in tutti i formati tranne il Legacy praticamente. Scusate, entrano, vengono sacrificati e poi si rianimano. Caspita, Undying Malice su Daudi è molto forte. Ma c'è il count, no? C'è il ciclo per cercare un removal. Intanto Orchetto fa diventare il token un mostro gigante assassino. Oddio, non ho capito però perché lui ha... Perché lui non ha... Perché Marco non ha ciclato nel suo per trovare una rimozione per Daudi? Giusto, perché adesso Daudi è attivo. Ora devi scegliere fare Bouncer su Murktide o fare Rinoceronte. Ma lo può fare Bouncer su Murktide? Può fare Gone con Daudi? Sì. E perché non l'ha fatto? Perché lo fa tutto adesso dopo, lo fa adesso, in verità. Prima fai Rhino e poi... Prima fai Rhino perché comunque gli serve un board. Ma no, attacchi uno. Mamma mia che board che ha fatto Scam, ragazzi. Poi il turno dopo si inizia a copiare anche Daudi. Quindi può fare veramente... Daudi carta proprio... Una delle carte che può spostare l'equilibrio sto matchup. Vero. Tutto i Daudi... Sposta pure l'equilibrio di Tron, tra l'altro. Però può fare delle cose, dei lavori, dei sogni. Ieri abbiamo visto il game più bello che abbiamo commentato è stato quello tra un giapponese e due giapponesi. No, è Eine e Alexander Eine, che giocava Tron. Game 3. Tra l'altro è il game che ha permesso a Jake Bradley, al giocatore della modalità di qualificarsi, perché è finito patto dopo 7 turni addizionali. È stato un game incredibile grazie a Daudi, perché tipo Daudi rifà Karn, poi c'era Favola che ricopia Daudi e rifà. Allora certo c'aveva il giocatore di Scam, aveva in gioco 3 Vurcoil, non uno, 3, ma
incredibile, il giocatore di drone che non ha niente in mano, pesca carne Great Creator, fa ponte, va a uno e vince. E poi sabito, cioè, vince. No, poi pattano e nessuno dei due è in top 8. Hanno permesso al giocatore di Amalu Italian di fare top 8. Ah, beh, ma là lui è blessed proprio. Okay. Sì, non è. Ti posso dire, non gli sta dicendo male. E qua rianima Croxa. Croxa. Non è che è proprio piccolo, eh? No, Croxa è un Marco mostro. Va a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah no, qui vuole fare Dead Gone. Se no è morto. Dead Gone su quella crocco. E poi ce ne sono. Vai, Marco cervello. Purtroppo perde anche game 2. Che due. Poi è veramente questa cosa, se tu ci pensi, è proprio difficile. Cioè perdere G2-G1 contro Amul, contro Scam non è facile. Cioè che sei favorito. Infatti, sei super favorito. Però veramente gli ha detto super bene. La mano di Jake qui è incredibile. No, incredibile, ho visto che c'ha. Mi sembra un calice sicuro, altre due terre e poi tre spelda. E mi sembra ci sia anche un Doughty. Come mai non fa calice subito? Secondo te? Penso perché voglia vedere prima la mano dell'avversario in qualche modo prima di fare calice. Tu che ne pensi, Marco? Allora, da regola non si dovrebbe trovare contro le Force of Negation. Quindi cambia poco. Forse non lo vuole, capito? Forse non vuole dare subito queste informazioni all'avversario. Ma qualora avesse calice lo farebbe adesso. Per forza, perché poi c'è il turno 3, no? C'è da. Eccolo, ecco. Calice. Poi mi sembra un Doughty e un rianimino. Pure Doughty c'ha. Mi sembra, poi non so, magari mi sbaglio. Ma te l'ho detto. Ecco perché non fa calice. Perché vuole che l'avversario caschi. La cosa che questi partiti ci fanno vedere solo la mano del giocatore, no, che sta da questa parte, è... Beh, comunque Jake la furia. Jake la furia, mica male. No, per niente male. Ma abbiamo visto più molti Rhino uscire anche da molto peggio. Quindi speriamo. Calice non batte Endurance. Ricordiamolo. Che Endurance mena. Come hai detto tu, Trada con Fiori. Sì, Endurance è la cava dei capi, quel 4 dietro è un disastro. Un peccato, non sono tanto d'accordo sulla loro scelta di non giocare Quest in Beast, carta incredibile. E tu la giochi nel side. Come mai in carta così incredibile? Gioca 2 main deck, se non sbaglio. Sì, come mai di... Carta fortissima contro Anello, probabilmente la migliore contro Anello, secondo me. E tu c'hai già board, fai Quest in Beast e lo uccidi. Meglio di Bone Crusher. Certo. Io ho chiamato il ban di Quest in Beast prima. Beh, e poi una carta comunque forte che la te la ricicli anche contro Scam molto volentieri, contro Yagmoth molto volentieri. Carta veramente forte. Mazza, no, non pensavo. Cioè, aiuta sempre quando diventa il tuo piano B. Quando il tuo piano B è fare botte, lui è veramente uno che combatte bene. Ragazzi, questo sta punendo questo Croxa. Ragazzi, questa partita giustamente Marco scarta il cascante, che ora non gli serve più con calice a terra, deve prima risolvere quel calice, però sarà dura. Croxa intanto ha fatto quello che doveva fare, quadrano Endurance, eccola là, eccola, che poi Endurance è palesemente il disegno è gigante, cioè sta diventando il cugino del gigante. L'avevi notato pure te? Ma è normale, di so se... Sì, è cugino. Vediamo spesso le stesse cose. Cugino. È cugino che sta a Ostia. Non fratello. Cugino sta a Ostia, perché i cugini stanno a Ostia. Sì, io ho un cugino a Ostia, quindi per me tutti cugini. Io c'ho il cugino a Ostia. Io pure, non è vero, io non c'ho manco il cugino. Cugino a Ostia. Grande. Allora, qua cosa si fa adesso? Vabbè, oltre ad attaccare, chiaramente continuare ad attaccare con questo Doughty, però Marco deve sicuramente proporre qualcosa. Che vuole fare? Griff? Vuole fare Griff? Dai, basta. Poi se fai Griff è Endurance, non blocca più. È vero, comunque, Jake, ma mettiti una mano sulla coscienza. Le ha fatte veramente tutte comunque Jake, è un po' un fire questo ragazzo. Ma i rapper come Jake la furia, per volte. 4 mana, Griff, l'avete chiamata ed eccola qua. Chiaramente qui deve fare Endurance, perché no, sennò... Fire Ice, io forse farei Fire Ice. Mi sembra di aver visto Fire Ice.
o Dead Gone, però. Però mi sa che devi ammazzare da. No, che devi ammazzare da Audi? Audi è attivo. Se spara su Audi gli fa Lori and Reveal. Ma può giocare, non deve rispettare i tempi. Deve rispettare i tempi, non la fa. Fino alla fine del turno, dice. Sì. Allora, se diceva deve rispettare i tempi, certo, ma dice fino alla fine del turno, vedo? Allora va bene. Che fai qua te? Guarda, qua dico, qualcosa scarto? Dead Gone, secondo me. Forse... Endurance, solo perché ti leva Crocs, però ce n'ha due, non gli levi Dead Gone qua? Sta di A7, sì, probabilmente tolgo Dead Gone. Sì, sì, sì. Tolgo Dead Gone. Con attacco lo mando a 12 e dopo... Però brutta situazione per Marco, eh? Beh, sì. Non ha nulla. E leva Dead Gone. Quindi Jake non sbaglia, secondo i nostri commentatori, Jacopo Giacomoni e Marco Camillussi. Jake ha sbagliato pochi dischi, bravo. Mo' perché ha cambiato look, però è sempre lui, Per ovviamente per giocare a Magic si fa crescere i capelli, senti la parte. Troppa fama. Sì, esatto. Poi ti senti pressato. Ci sta. Infatti Post Malone non viene a giocare, viene sotto mentite spoglie. Sì, poi... c'ha il content creator che si Secondo me Post Malone potrebbe essere Camilluzia, io l'ho sentito cantare Camilluzia. Senti la mia reputation e super e rockstar è da brividi, guarda. Sì. Arriva a delle note che Però mi ricordo che non sapevi suonare tu. No, poi... faccio schifo, sia a cantare che suonare. Però no, a cantare ha detto Jacopo che sei bravo, quindi ormai manteniamo. Manteniamo il segreto. Manteniamo. Non si molla. Oh, alla Bastiglia. Andiamo. Non fa cacchiare. Ah, che bello, vedi, c'è un altro calice. Non fa cacchiare. Abbiamo fa... calice su calice counter. Adesso questo è il momento del bianco. No. È il momento alla Bastiglia. 11. Andiamo. Mamma mia. Eccolo qua. Terra stappata. E si vola a Berlino. A Berlino. Eccolo però qua. Sono due danni negativi. No, va bene, non abbiamo problemi, non abbiamo paura di nulla. Nulla. Mamma mia, eccolo qua, d'attacco. Andiamo noi, abbiamo vinto noi, ci credo. 11 famo prima noi, se a bianco andiamo noi. Guarda l'Endurance, l'avevamo detto, l'Endurance c'hanno una rabbia in corpo. Chi arriva? Terminate. Jake, ho capito. Disco d'oro, poi però, Ha fatto platino. Mannaggia, Marco, si vede che non è contento della pescata. C'è una sottigliezza in mano. Perché esatto, non può fare prova doppio blocco, infatti. No, continua ad attaccare. In the tank, non so cosa abbia pescato in mano. A Sabledy, in arte sottigliezza. È una carta di cui, ripeto, non era contento perché si vedeva dalla mimica facciale. Non credere sempre a quello che vedi. Non lo sappiamo. Attacca. Non è tutto già quello. Andiamo a vedere. Uno è poco, però. Però non c'è mai morto nessuno, queste sono le regole del gioco. Potrebbe vincere con Fire Ice, perché con Cascante Instant, no? Con Cascante Instant! Dai, voglio un Tarpass for the win, Fury? Fury è buona. Attacco. No, se adesso top deck a Bolt mi sento male però, raga, Faccio... E Orcish, no! Oddio, pure Baumaster, a uno non ci doveva andare. Però uno è meglio di zero. Manca a fare difficili, però. Ragazzi. C'era il doppio blocco. La montagna. Sono bravo. C'aveva una foresta di misura. È stato bravo, dai. Forse la gesta un cavolo, sono pochi. Perché tiene dietro. Vai, tanto è inutile. Ma ha fatto il francese, sì. Oh, la guarda piano piano, Jake Bursley. Quella furia. Quella carta potrebbe significare per lui. E dai! E andiamo! Mamma mia, oddio, ho sudato io comunque. Cioè, non... sudato? Sì, perché c'è. Cioè, veramente. Orchetto dalla cima rosicavo proprio un botto. Terra Ragavan. Oh, però sempre! No, ha fatto terra scartito, terra Ragavan. Non molla mai. Dead Gone. Daudi. La risposta ce l'abbiamo. Due mani a Daudi, lo sappiamo tutti. No, dai. Daudi, sì, ragazzi, ho fatto una Daudi, mi arrabbio, dai. Però Daudi l'ha fatto tre volte su tre. Ha tippato una terra?
terra sola. Però c'ha calice. C'ha calice della muerte. Mazza. Questa è tosta, ragazzi, eh. Doppio scartino e calice. Aia. Calice è un incubo. Dead gone. Ah, però fare il meglio del gone. Sì, scartandolo col meglio ha fatto male. Ha fatto male, ragazzi. Mette, capito? Gli ha fatto Jake è sempre stato un rissaiolo. Sempre stato. Diceva che con la paternità era cambiato. Ma vedi, non è vero, no, sta casa. Vedi, insulta il povero Pio. Peggio. E cresce in football. Calice sempre in mano, perché ovviamente comunque gli sai di dentro, ti pare che non ce l'hai sempre. Sta dicendo, dove sta Mi Foresta? Non lo sa nessuno. Ma perché ha passato e non ha fatto calice? Sempre io non lo so. Perché adesso, non solo perché non gli vuole dare informazioni. Perché magari ha pensato, magari non lo sospende. Comunque l'avrei sospeso pure col calice. Perché devi trovare solo c'è. In cinque turni lo devi togliere, capito? E per forza, se no mori. No, sei del gatto. Arriva la seconda. Se arriva anche la seconda terra. Quindi no. Calice del nulla. E arriva Doughty. Mamma mia. Sembra un combo. No, sembra. La seconda terra faceva Ragaman, Doughty, calice, scarto. Capito. Spacco bottiglia, capito? C'era tutto, rompeva tutto. Ma lo. C'è la staffa, non è che faceva. Tutte le partite che fa. Cioè, se potesse scegliere le carte, non se le sceglieva così. Guarda che quel giocatore scam che arriva in fondo vuol dire che ha fatto delle cose. Inenarrabile. Perché non è un mazzo che necessita di fortuna. È un mazzo forte che però. Il Pro Tour era preparato a scam, perché il Pro Tour portava due mazzi che giocavano bene a scam, che sono Rhino e Trono. Trono non sta male a scam. Trono secondo me stava male, ma fino a un certo punto, con le liste è un po' più interessante. Infatti ha vinto più partite. È stata una bella intuizione, però quello che arriva sempre Altro Rhino sospeso, pescato, questo male per Marco Del Pivo, ma male davvero, deve trovare un Prismari Command, qualcosa. Arriva un altro scartino, adesso Doughty è attivo, quindi non lo so, se trova una carta buona da scartare la può anche fare. Non è una carta buona da scartare. Abbiamo soluzione a calice, quindi possiamo spaccarlo, però ragazzi... Però Boseggio è buono, scusa. Certo che è buono. Però dobbiamo ammazzare sto 3-2 malefico. Guarda come attacca, con una gestualità nervosa, aggressiva. Fa male. Ha fatto male pure a me. Ragazzi, questo è il momento di inanelliamo. Una bella rimozione e dopo fiori. Che dici, Che dici? No. Sì. Due fiori? Vuoi due rimozioncine? Io due rimozioncine, sì. Un QB? Sì. La rimozione serve assolutamente per Doughty, soprattutto adesso appunto sarebbe meglio visto che è tappato. Oh no, umano stappato. Cosa trova Marco? Un'altra terra che non è buona, rimane quindi con Boseggio in mano, no? Terra negativa, sì. Non vediamo cosa ha pescato, perché Jake se ne nasconde. Beh, giustamente, ragazzi. Lui è molto amico di Doughty. Jake la furia. Capace che bazzica gli ambienti di Doughty. Ha pescato una griff che non è che sia proprio il top di gamma. Griff non incredibile, il fatto che c'ha... Sì. Scamma qua. Tra l'altro ha una carta in mano, infatti... Scamma griff, sì. Ci pensa un po'. Esiliato Seeds, la mano di Marco dovrebbe essere vuota. Questi minano. È quello il punto. Infatti lui si deve sbrigare, capito? Perché quelli sono degli scelterati. Aspettate, che fa Marco? Fetch? No, in mano a Boseggio. Ha pescato sottigliezza sarebbe buona. 12 significano proprio due turni attacchi prima che i Rino si risolvono. Sottigliezza è bella. Ah, perché Marco non molla? Marco non molla nada, signor. Nada, signor. E
Qui gli fa due danni ad Audi, spero. La giocata è questa, faccio quello, gioco Sharderess Agent. Ai ai ai, due danni ad Audi che però torna. Gioca Sharderess Agent gratis. Potrebbe essere... Questo Sharderess può essere veramente o ferro o piuma. Ma può essere ferro, ferro, ferro. Quello muore perché non è stato scammato. Siamo. E questo non serve a niente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Rimane con una fiori in mano. Ragazzi, scusa, però sta partita è tesa, esatto, è tutto all'essere terminata questa. Se Scafuri gli fa un buco in testa e chi se ne frega dei Rhino. Lo posso dire. Non la può fare, perché serve umana. C'ha boseggio, scusa. Tanto ha pescato la terra. Ermonezzon. Raga, mi ha andasciato. Però non era, però non mica tu ha detto il dottore che deve andare sempre dritto. E dai. Però almeno vede terra, niente di che. Mi piace. Arriva un tesoro. Ah, ragazzi, che mamma mia, gli ha fatto sta girata 8 danni, domanda a 4 è letale con Dauti. Ah, è letale con Dauti. È andata così. Ma Fury non lo sa. Ma Fury non lo sa. Manco Fahrenheit lo sa. Costa c'è a te di costruzione. Invece sì, è vero. Devo tappare un turno. Jacopo. Sto soffrendo. Perché Jacopo? Stiamo soffrendo tutti per Marco Del Pivo. Fury sarebbe incredibile. Fury. Fury spacca il tavolo. È il table. Fury è forte forte. E Fury fa 3 danni. No, però ammazza solo un pezzo Fury. Vabbè, però. Ammazza quello due, giusto. Non ci ritorna di Rhino. Cioè, guarda che Fury potenzialmente Fury spot è vittoria. Fury uso spot è importante. Vedremo. Vedremo. E qua bisogna veramente pescare Fury. Allora, fa il boseggio su calice, l'abbiamo detto. No, era quello. No, ammazza. Ma come negativo. Jake? Ma che è quel Jake, movimento? Dai. No. Che succede? Però. Non ci fanno neanche vedere il top deck. Sarà stato un sasso. È stato un sasso. Ottima regia, comunque continua a sorprenderci. Sì. Sono rimasto sconvolto. Va bene. Ciao Marco. Ci vediamo dopo. Biscottino? Vuoi biscottino? Aspetta, do biscottino a Marco. Ma neanche quindi Marco Del Pivo riesce ad avanzare in questo Pro Tour e a fare top 4. Gli italiani si fermano in top 8. So, è comunque una grande soddisfazione vedere due giocatori italiani nel top 8 di questo Pro Tour. E tra l'altro tutti e due sono qualificati ai Worlds insieme a Lorenzo Terlizzi, insieme a Marco Camilluzzi, insieme a un sacco di giocatori. E peccato per Marco Del Pivo, veramente andata così. Il player che viene qui, trovate le patatine, le mangia giustamente. Che deve fare? Ah, perché io l'ho comprato così a Marco per questo stream. Ho detto: senti, che stanno i biscotti e le patatine, vuoi venire? Certo che vengo così. Molto volentieri. Vabbè, andiamo in pausa, ragazzi. Quindi top 4 sarà da una parte una semifinale Tron contro Tron, dall'altro Amulet Titan contro Rakdos Evoke. Ci vediamo tra poco per le semifinali.